Buonasera a tutti i nostri telespettatori sportivi e non sportivi, telespettatrici. Siamo di nuovo su Dottor Wisp con una dottoressa Wisp. Questa sera torna la dottoressa Luisa Andrea Cola, specialista in scienze dell'alimentazione e nutrizione, dirigente medico presso la ASL di Pescara. La troviamo al presidio di Popoli per... presso il servizio di malattie dismetaboliche e riabilitazione nutrizionale. Abbiamo trattato con la dottoressa anche argomenti impegnativi. Questa sera non solo parleremo di alimentazione, ma parliamo proprio di alimentazione e sport. Allora, dottoressa, io entrerei proprio a pie pari in questo argomento e da buon maratoneta chiederei subito l'importanza del glicogeno nella nostra alimentazione. Allora, l'importanza dei carboidrati è fondamentale e purtroppo chi fa sport sa che l'energia utilizzata dai nostri muscoli è rappresentata dal glicogeno muscolare, che è una forma di glucosio, per cui riuscire ad utilizzare, a mangiare dei carboidrati in modo controllato nelle quantità sicuramente è fondamentale. Io parlavo da maratoneta, ma ovviamente i carboidrati sono fondamentali in tutti, possiamo dire proprio in tutti. In tutti gli sport, dallo sport di concentrazione allo sport di resistenza, allo sport di agilità. Poi chiaramente le quantità di carboidrati da dover assumere in modo specifico dipendono chiaramente dall'attività, dalla disciplina sportiva che si esegue. In questo contributo vediamo, e ringraziamo il prontissimo Gianni D'Areo alla regia, vediamo che cosa succede in una particolare ricerca svolta nell'Università dell'Ohio. Allora, in genere c'è l'abitudine tra gli sportivi, soprattutto sportivi ad alti livelli, che nella settimana prima di una performance sportiva tendono a fare la cosiddetta dieta dissociata per il carico e scarico dei carboidrati, cioè nei primi 4 giorni aboliscono completamente i carboidrati per poi, in un certo senso potremmo anche dire così, affamando i muscoli di glicogeno, in modo tale che quando riniziano una dieta a base di carboidrati, quasi esclusivamente di carboidrati, riescono ad immagazzinare una quota superiore di glicogeno muscolare. Tuttavia c'è questa recente ricerca dell'Università dell'Ohio che mette in evidenza che pur aumentando del 33% le scorte di glicogeno muscolare, quindi con un apporto di carboidrati superiore, non si avevano delle variazioni, un miglioramento della performance sportiva. Ecco. Addirittura aumentava la produzione di acido lattico. E quindi... con questo, cara dottoressa, noi andiamo a dare veramente un calcio ad uno dei... pilastri della nutrizione sportiva. Esatto. Sicuramente, però, ecco, io sono sempre molto scettica di fronte a questi studi, nel senso questo sicuramente sarà uno studio reale e valido. Penso che all'interno dello sport e dell'attività sportiva, delle varie discipline, occorre tenere presente tante di quelle variabili che possono essere dalle condizioni climatiche, dal tasso di umidità, dalle condizioni fisiche dell'atleta. Per cui estrapolare una ricerca e buttarla lì come che sia Vangelo o che vada a sfatare un mito oramai di 50 anni, penso che non sia opportuno. Tanto più che, devo dire, la mia esperienza personale mi ha sempre portato, forse mentalmente, ad avere dei benefici per quanto riguarda la dieta dissociata. C'è stata una grande evoluzione nel tempo, nel senso che 20 anni fa la dieta dissociata era esattamente quello che lei ci ha detto, sì. Poi calcolando il sacrificio a cui l'atleta era sottoposto è stata ridimensionata, adesso praticamente si riassume in uno scarico fatto 3-4 giorni prima, quindi un giorno senza carboidrati e poi una leggera ricarica. In questo modo potremmo dire che è una buona metodologia? Sicuramente una buona metodologia, a mio avviso, è quello che io personalmente ritengo giusto che l'atleta faccia. L'esasperazione dell'alimentazione non è mai corretta, quindi portare all'assenza di carboidrati per 4 giorni un atleta, anche se in quel periodo di tempo i suoi allenamenti dovranno essere ridotti di intensità, dovranno essere di un determinato tipo,
però non sappiamo mai quale fonte energetica poi in realtà andiamo a bruciare, perché potremmo anche creare una situazione di una carenza nutrizionale o alimentare, per cui creare un danno all'atleta. E allora potremmo dare in linea di massima ed in generale, diciamo, dei parametri per i quali attenerci per una alimentazione quantomeno bilanciata? Certo, sicuramente l'atleta deve essere una persona che per svolgere attività fisica deve avere il massimo, per avere una buona performance sportiva deve avere il massimo delle condizioni fisiche. E per affinché ciò avvenga, le quote, diciamo, da rispettare sono un 55-60% di carboidrati, un 25-30% di lipidi e un 15% di proteine. Naturalmente questi parametri sono parametri che possono avere delle oscillazioni a seconda del tipo di disciplina, a seconda del periodo di allenamento in cui l'atleta si trova, se è prima di una gara, se è subito dopo di una gara. Quindi ci sono chiaramente, se l'atleta è un atleta che fa bodybuilding, la quota proteica sappiamo tutti che raggiunge anche i 2,5 grammi pro chilo di IE, insomma. Volendo essere proprio dei cultori della performance, potremmo quasi dire, da quello che lei mi sta dicendo, che il programma alimentare quasi segue il programma di allenamento. Sì, decisamente sì. L'atleta purtroppo non è tale se non segue un'alimentazione corretta 365 giorni l'anno, quindi con un'attenzione a quelli che sono i giorni di allenamento, in cui l'alimentazione sarà di un tipo, il giorno prima della gara, il giorno dopo della gara, il giorno stesso della performance sportiva, per cui ogni giorno avrà un tipo di alimentazione. Ovviamente oggi non ci possiamo specificare, perché altrimenti ci vorrebbe veramente un trattato, ma per questo possiamo trovare la dottoressa al presidio di Popoli. Però un'indicazione riguardo a quelle che possono essere, che può essere la ripartizione durante la giornata, possiamo darla? Come no? Allora, possiamo dire che sicuramente l'atleta in genere mangia in modo abbastanza corretto rispetto al non atleta, e quindi deve consumare una colazione che deve raggiungere un 15-20% dell'apporto calorico giornaliero, uno spuntino compreso tra il 5 e il 10%, un 20-30% a pranzo e un 20-35% a cena. In una precedente puntata abbiamo fatto uno schema per quanto riguarda il non atleta, ossia la persona comune. Sì. Ho notato un buon sbilanciamento, nel senso che si ripartisce molto di più l'alimentazione nell'arco del giorno e si alleggeriscono in questo modo, per quanto riguarda l'atleta, si alleggeriscono il pranzo e la cena. Sì. In genere nell'atleta gli spuntini e la colazione sono più corposi rispetto ad un non atleta, e questo perché? Perché giustamente, intanto questa è una slide riepilogativa, dipende dall'orario di allenamento dell'atleta. Certo. Allora è chiaro che se l'atleta mi deve fare allenamento alle 4 del pomeriggio, il pranzo non potrà mai essere un pranzo super abbondante, ma magari una certa quota sarà data in più a cena, anche perché ricordiamoci che è altrettanto importante il pasto dopo un allenamento, dopo una gara, perché dovrà ricostituire non solo la quota di energetica spesa, ma anche ricostituire il danno cellulare a livello muscolare, delle fibrocellule muscolari. Una domanda, diciamo, quasi banale, ma è un'indicazione che in tanti mi chiedono: quando possiamo avere bisogno di integratori? Se facciamo un'alimentazione corretta probabilmente non abbiamo necessità di integratori. Gli integratori sono utili soprattutto come razione prima di una gara. Generalmente prima di una gara dobbiamo dire che dal pasto ad una gara devono intercorrere almeno quelle 3 ore. In queste 3 ore, quindi un'ora, un'ora e mezza prima, può aumentare il nostro metabolismo basale per una questione di ansia. Certo. E di conseguenza c'è un dispendio energetico. A quel punto noi dobbiamo reintegrare comunque quelle energie spese nel non fare nulla, assolutamente. Possiamo utilizzare quindi per esempio delle maltodestrine disciolte nell'acqua, che possono darci una mano. Sì.
Oppure nelle gare di lunga durata c'è necessità di integrazione durante la gara. Però comunque sia, se l'alimentazione è corretta ed è ben bilanciata, noi integratori, questo è il consiglio che do anche sempre sì, a coloro che me lo chiedono, non c'è necessità. Ma uno sportivo che fa un'attività mediamente impegnativa, quindi si allena quasi tutti i giorni, di quante calorie può avere bisogno nella dieta quotidiana? Allora, dipende dal tipo di attività che svolge, se è uno sportivo che corre, se è uno sportivo che gioca a calcio, sicuramente le diete dipendono dalla costituzione fisica dell'atleta, ma non stiamo certo sotto le 3.000 calorie. Sì, ovviamente questa è una trasmissione aperta un po' a tutti gli sport, quindi facciamo una media, possiamo dire che una persona atleticamente attiva ha bisogno di 3.000 calorie. 3.000-3.500 calorie. E io le ho chiesto, e lei ha fatto veramente un bel lavoro, di ripartire queste 3.000 calorie dando un consiglio proprio specifico per la colazione, il pranzo, la cena e lo spuntino. Quindi preparatevi, cari telespettatori, perché nel gran finale noi andiamo proprio a dare un consiglio. Direi partiamo proprio dalla colazione. Cosa consigliamo? Allora, sicuramente la colazione possiamo utilizzare del latte. È chiaro che questi devono essere dei menù, devono essere sempre personalizzati, quindi certo. Se il paziente presenta un'intolleranza al lattosio, chiaramente non gli daremo di certo il latte. Comunque il latte oppure uno yogurt vanno benissimo, dei cereali, delle fette biscottate con della marmellata, oppure potremmo utilizzare della frutta fresca di stagione. E io consiglierei, perché l'ho fatto io e sono rimasto sbalordito, veramente di provare a pesarle queste quantità, perché come spesso lei ci dice, non abbiamo quella che è la reale percezione di quello che andiamo ad assumere. Sì. Molto spesso noi pensiamo che 40 grammi di cereali siano una montagna, in realtà non è così. Passiamo quindi al pranzo, dove, come abbiamo detto prima, sarebbe bene fare un pranzo abbastanza completo, diciamo. Un pranzo così completo in cui generalmente l'errore di tanti sportivi è quello di ingerire delle grosse quantità di proteine. Non si capisce perché c'è questa necessità di tante proteine. In realtà l'apporto di proteine è circa il 15%, quindi è basso. Allora, il pranzo, un abbondante piatto di pasta, perché con 3.000 sì, calorie abbiamo una quota importante. E difatti do atto che 150 grammi invece vanno ad evidenziare un bel piatto di pasta. Un bel piatto di pasta abbondante con dei fiocchi di latte, oppure potrebbe anche essere del pesce, del tonno, una piccola quantità di pane, perché 60 grammi di pane è mezza fetta di pane. E due cucchiai e mezzo di olio per condire tutto il pasto. Naturalmente sempre la verdura dovrà essere sempre presente, per cui può essere la lattuga, ma potrà essere qualunque altra forma di Ad esempio non contorno. Vedo a pranzo la frutta. La frutta è stata spostata negli spuntini. Perfetto, generalmente quindi la frutta tende a dare un gonfiore addominale, per cui soprattutto se l'atleta deve andare a fare attività fisica c'è maggior tempo di digestione e quindi si evita di dare frutta che lo possa appesantire in qualche modo. E rapidamente allora io chiuderei con la cena, nella quale vedo ancora carboidrati ma vedo comunque anche una bella braciola di maiale o comunque sì, carne magra. Allora, dopo l'attività sportiva, il paziente o l'atleta in questo caso ha necessità di reintegrare sì le scorte di glicogeno consumate durante l'attività fisica, quindi con una buona quota di carboidrati, che non sarà come il pranzo, di una buona quota di proteine ed infine sempre verdura e pane. E con questa puntata, grazie anche ai contributi che ci ha portato la dottoressa, penso che abbiamo dato proprio un documento da cui trarre ogni beneficio alimentare. Ringrazio la dottoressa, grazie a voi dell'invito. Ringrazio i nostri telespettatori, ringrazio la WISP, ringrazio TV6 e vi do appuntamento alla prossima puntata.